Dunque, ultima sezione nel rifugio di Vector che si chiama... Restringimento. Mento. Come sai, ci serve un altro pezzo meccanico. Un raggio restringente. Ma ne avevamo uno, ovviamente. Ma come ricorderai, Vector riuscì a... come dirlo con un po'... Inculartelo. Fregartelo sotto il naso. Quindi, ora puoi solo introdurti nel suo laboratorio, trovare il raggio restringente. Solo un momento, Muso. Credi che lascerò che Gru e i suoi cosetti gialli entrino nella fortezza di Vector? I suoi cosetti gialli. Il raggio restringente? Oh, sarebbe carino da parte tua. Scordatelo. I sistemi di difesa sono al massimo della loro capacità vectortodinale, la quale, se non te ne fossi accorto, è parecchio buona. Eppure quindi siamo già entrati tre volte. Nasale, dovrà guardare bene dove mette i piedi. Oh sì, oh! Oh sì, oh no. Lo hai sentito, Gru? Questa è probabilmente l'impresa più difficile. Chi l'avrebbe mai detto? Non che nella banca non abbiamo avuto i nostri problemi, eh? Perché? È vero, mi ero dimenticato che abbiamo cambiato skin. Vabbè. Raggio congelante! Non ho ben capito perché. Scusa un attimo, fammi riavvicinare la telecamera. Non capisco se sta parte qua è scura per via della luce oppure proprio il modello che è fatto male. Posso dire che ipotizzo la seconda. Allora, piano. Piano, piano, piano. Vai, 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 massima potenza. Massima potenza. Oh, sali, 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 sali. Ok, vai, 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 pianino. Un pelo più veloce. Perfetto, vai. Ok, allora. Vai. Piano. Piano, 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 piano. Non andare troppo veloce. Ora di qua. Vai, 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 vai. Maledetto. Vai, 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 vai. Ok, ora muoviti. Muoviti da questa parte. Più veloce, più veloce. No. Dai, dai, dai. Ste parti qua ti danno un'ansia, Dio mio, addosso. Vai, vai, vai. Vai, cacchio, vai. No, 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 alla fine. Alla fine, no. Eccoci qua. Mancava veramente pochissimo per arrivare in cima. Proseguiamo. Allora, allora, congeliamole. Anche se in realtà... non credo ci serva neanche farlo, però facciamolo giusto quando serve. Ecco qui, l'ultimo quadro proprio ce l'hanno messo lì giusto per dirlo. Guarda, non ci sprechiamo neanche, vai e prenditelo. Vai. Prossimo, altro indizio, perfetto. Ma noi non ci arriverai mai, è nascosto troppo bene. Sì, certo. Totalmente differente da quella che sei. Questo non era certo. Comunque non ci arriverai mai, è nascosto troppo bene. È in una direzione totalmente differente da quella che segui. Aha. Comunque, credo proprio. Credo proprio che questa sezione. Questa la. La fallisco volontariamente, sai? No, no. Forse ce la facciamo, però cavolo. La prospettiva di fallirla apposta è grossa qui, eh. Allora, non è difficile questa parte. Il problema è che veramente il poco spazio di manovra, soprattutto in questo pezzo, è... Però aspetta, forse ho visto male io, ma forse lì era già finito l'elettricità, eh. Devo ricontrollare per bene, però... mi sembra che quando l'elettricità inizia nuovamente ad allungarsi, mi sa che esatto, l'elettricità è già finita. Il pezzo qua lungo è già finito. Perfetto. Ora che lo sappiamo, ci semplifichiamo la vita molto di più, eh. Io pensavo che c'era ancora, non ci avevo fatto realmente caso.
ero totalmente preso dal credere che proseguisse, che non ci ho fatto caso, non ci ho fatto caso, calmo, pianino, pianino, piano piano. No, no, perché non l'hai preso? Perché non l'hai preso? No, a sto giro no. Eccoci qua, meno male che siamo arrivati. Non ci mancava molto, dai. Una volta capito bene che giro devi fare. Oh, finalmente. Andiamo a distruggere gli ultimi quadretti di Vector. Come se tu potessi fare meglio. Non ti dico di no. Preso. Due in un colpo, ne ho presi, ma dai. Che mira. Questo cos'è? Ah, la sua navicella. Ta-da. Oh sì, va bene. Perché? Ci manca solo il 13% e ci siamo. Sempre con trappole e rompicapi. Ok, allora. Allora. Vediamo se, come l'altra volta. Perfetto, però non ci passiamo. Ok, calmi un attimo. Facciamo le cose in ordine. Qui palesemente dobbiamo usare quelli di ghiaccio. E ok, qua dobbiamo usare quello di vento. D'accordo, non è difficile. Ecco qua. Poi ne mettiamo un altro qui. E... a posto. Ok, mi hai tolto il peso da qui. Togliamo anche loro. Ok. Vediamo se... Ok, faceva da contrappeso, perfetto. E a proposito di contrappeso, tu levati. Ora... penso che basti... quelli di ghiaccio, non serve che li spingo. Ah no, beh, in realtà serve che li spingo. Vai. E via. Una leggera spinterella, ma proprio piccola piccola gli serviva, eh. Ok, fatto questo, andiamo a mettere... no, meglio lasciarli per adesso. Dicevo, andiamo a mettere uno qui, che alimenterà il tutto. Esce il... lo squalo? Ovviamente. A posto. Via tutto quanto, non si sa mai. È un déjà vu. Ok. Tutto da capo. Che tutto da capo, siamo appena arrivati. Sempre a lamentarsi sta gente. Però sì, effettivamente sembra un déjà vu questo. Questo è un déjà vu perché... ok. Allora, credo già di aver capito il giro che dobbiamo fare. Fammi solamente vedere prima. Ok. Allora, credo che basti metterlo qui. Vediamo. Forse la giusta distanza non vola via troppo, eh. Vediamo. No, viene scagliato via contro il ghiaccio, contro le spine. Però, a proposito di ghiaccio, se facciamo questo, in teoria lo salviamo. Di qua, perfetto. E ora di nuovo qui e vola. Se gli spallo da sotto va più veloce? No. Ma come? Ma scusami. L'ho glitchato io sicuramente, dai. Sì, l'avevo glitchato io. Ok, via da lì tu. Ok, vediamo. Ok, arrivi qui. Questo vuol dire che il trampolino lo dobbiamo mettere all'incirca in questo punto dove siamo noi, che così rimbalza dalla parte giusta. Perfetto. Ora, voi non mi servite più. Sì, vai via tu, vai via anche voi.
Mi serve. Piano, perché l'altra volta abbiamo fatto la stessa identica cosa e uno squalo ci ha mangiati. Dobbiamo metterlo, esatto, in un punto tale in cui non ci arriva. Perfetto. Ora mettiamone uno qui. No, troppo lontano. Dicevo, uno qui. Lo elettrizziamo. Uno, anzi, la ruota la mettiamo qui che diventa ingranaggio. E levati e vai. A posto, possiamo passare. Li leviamo tutti giusto per sicurezza. Tanto non ci servono più. Ecco qua, via. Ti libero anche della morsa della ragnatela. Ok, allora. Però attiva o disattiva la telecamera? La attiva. Ok, allora. Non so come abbia fatto a spostarsi da solo, però è stato molto gentile. Ma scusa un attimo, io non ci arrivo. Ok, allora, calmi un attimo. Tu levati. Mettiamo un minion qua. Lo congeliamo. Però si attiva quello. Ok. Allora, vediamo se c'ho ragione. Allora, tu qui. Tu qua. Tu qui. Questa qui. Ho sbagliato. Congeliamo uno. Congeliamo due. Ecco qui. Vediamo se... Pistola d'aria. Ho lanciato troppo veloce. Però non c'è arrivato. E non ci arriva. Allora, siccome ci serve che quello voli in alto palesemente, dobbiamo metterne uno qui. Gonfiarlo. Farlo andare per bene qui. Dobbiamo togliere lui e con sei cicciottini. A parte che vorrei far notare una cosa. Nella miniatura sono 5. Nell'effettivo sono 6. Confonde questa cosa, eh? Così si sposterà da solo e... vai. Fatto. Ciao ciao robottino. Gnammete. Fa molto ridere il fatto che sti squali si preoccupino più dei... oh giusto, dei robottini del loro padrone piuttosto che quelli dei loro nemici. Allora, dobbiamo metterne uno qui. Però... no! Sono tornato indietro troppo! Non sapevo se l'avevo colpito. Pensa che scemo, proprio alla fine. Vai! Ecco fatto! E perché non sapevo se il raggio ci arrivava o no alla fine. Era quello il problema. Ok. Sale l'acqua. Non devo colpire il coso. Devo colpire questo qua delle bombe. Cioè, nel senso, devo... a parte questo, dovevamo farlo fare a loro. Perfetto. E quello è andato. Ah, ho capito. Ho capito il giro che deve fare ora. Preso. Si distrugge anche l'altro. Perfetto. E ora via tu e via tu. Ma che poi in realtà ci potrei arrivare benissimo anche... anche saltando. Scusami, eh. Ci voglio provare giusto per la scienza. Vabbè, lasciamo perdere. Facciamo volare un minion e basta. Tu ci arrivi? Perfetto, bravissimo. Ma non ho capito... giusto per sicurezza io altri 2-3 glieli butto, eh. Ecco qua. Ma facciamo perché no anche 2. Ma i minion nuotano. Ma nessuno me l'ha mai detta sta magia. Ecco, è proprio una cosa da pazzi.
No, è proprio da una cosa da uno che è figlio di papà e c'ha i soldi. Troppe robe, troppe robe. Allora, iniziamo così. E qualcosa si è disattivato. Ah, certo, aspetta, ogni volta me lo dimentico. In teoria possiamo romperlo anche così, giusto? Ogni tanto me lo dimentico, questo... Questo lo mettiamo qui, questo lo facciamo partire. Più che altro ci arrivo. Sì, ci arrivo. Però che cosa ha attivato lui? Questo qua magnetico non mi sembra. L'ha attivato invece. Ah, ok, ok, calmo, calmo. Ok. Troppa roba. Allora, mettiamone questo qua e lo gonfiamo. Spero di averlo mandato nel punto giusto. No. Vai. Ci arrivi? Perfetto. No. Ah, ok, perfetto. Ah, aspetta, no. Ho capito. Allora, proviamo a togliere lui. Mettiamo questo qua appena spara di nuovo. Perfetto. Lo squalo arriva. Disattiviamo lui, perché non voglio bombardarmi. Disattiviamo questo. Mettiamo... Ah no, mi serve invece. Proverei così, aspetta. Proviamo a metterla qui. Già la facciamo. Allora, facciamo così allora, perché sicuramente... Esatto. Poi questi di nuovo li rimettiamo qui. Li magnetizziamo. Ah, ma certo, ora non mi serve più lui. Andata. Tadà. Porta aperta. Siamo arrivati? Certo che siamo arrivati. Ecco qua. 90. Che brutta. 96. 93. Perfetto. Quindi abbiamo il quadro. Ho detto che viaggio in un'altra direzione. Non hai sentito? Ora! Sì, certo, come no? Faccio subito, aspetta. Bello. Bel quadro. Tadan! 100%. Ed ecco qui il raggio restringente. Eccolo. L'ultimo pezzo del rompicapo. Ancora un livello e la luna sarà mia. Però peccato che non hanno seguito la storia reale. Cioè, allora, alla fine, come gioco di per sé, non è brutto, è molto complesso, soprattutto per un bambino. Io non ci riesco veramente a realizzare che un bambino poteva davvero risolvere tutti gli enigmi. Capisco che c'è anche il salt e gli indizi, ma un bambino, secondo me, nonostante tutto, non ce la faceva a finirlo. Ci ho fatto fatica io. Oh no, di nuovo. Vabbè. Com'è che facevo? Ok. Ogni tanto usiamolo il boost. Oh, calmo! Come facevo? Ah, ecco. Perché non muore? Oh. Billa Gabonga. Ce la faccio a prenderli?
No, l'ho mancato uno. Ecco qua. Mi sono preso una smitragliata di colpi infinita. Però siamo arrivati al checkpoint, dai. Almeno quello. Dai. Ecco qua, a posto. No. Preso, vabbè. Dovevo prendere un'IA migliore. Dovevo prendere un'IA migliore. Magari una che ti faceva anche disegni hentai. Balagaboga. Ecco qua. Ma c'era un tasto per fare l'inversione a U. Non mi ricordo qual è però. Non mi ricordo qual è però. Aspetta. Ok, siamo andati un po' troppo. Ecco qua. Smettetela di essere tanto inetti. Smettetela di essere inetti. E delle palle di ferro volanti. Magari dentro c'erano dei robot. Stupendo. Super sci. Dai però, ecco. Boss fight? Probabile. Probabile boss fight. Come facevo a fare la capriola all'indietro? Eccolo là, guarda, lo sapevo. Distruggi la torre. Ecco qua. Più che altro, ah ecco, concerchio in queste fasi. In concerchio dovevamo farlo. Allora aspetta un attimo. Sì, mi serviva uno di questi. Lo so. Ecco qua, allora. Bisogno di un po' di colpi. Woppa da. Ma ok, la torretta si distrugge. Bisogno di cure. Continua a farmi arrivare. Preso. Qualcosa mi sta puntando. Ah, che strano. Questa roba sta fluttuando in giro. Ah. Ecco qua. A posto, dai che ci manca poco. Dai. Perfetto, ne manca solo uno. Preso e anche i minion sono a posto. Gira. Perfetto. Abbiamo il wide angle ora. Addio. Va avanti. Parapam pam pam pam. Missione completata.